Allora, siamo in Casentino, o meglio, siamo a Vinitaly, però siamo a Casentino, una zona assolutamente non conosciuta per i grandi vini, però la zona dove sono Marco e Claudia, che hanno deciso di stabilirsi lì e di fare questa avventura all'interno, diciamo, dei vini etici, quindi non solo la biodinamica, o comunque raccontaci un po' questa scelta di... Allora, intanto la scelta di entrare a far parte dei vini etici è stata una scelta degli ideali produttivi. Secondo noi un vino deve essere buono e sano allo stesso tempo, e come la pensano il gruppo Vini Etici, diciamo. La scoperta della Valle del Casentino nasce dal desiderio di provare a valorizzare un'azienda di famiglia che è una vigna, diciamo, storica piantata nel 70, e il desiderio di recuperare i vitigni autoctoni per cercare di esprimere al meglio il territorio dove viene prodotto, appunto, Bornina e Trigo. Diciamo, la particolarità di questi vini, secondo me, è l'espressione aromatica. Cominciamo dal Trigo, no? Sì? Servo da solo, vai. Questo, mi dicevi, è l'autoctono, questo, diciamo, è comunque, sì. La scelta è stata di fare sia un vino autoctono che anche il vino di punta, composto da Sangiovese, Canaiolo, Ciliegiolo e una piccola parte Pugnitello. Affinato 16 mesi, 18 mesi in botti di rovere di varie dimensioni, si cerca di rimanere sul toscano, ma c'è un'espressione aromatica legata all'altitudine. Siamo a 450 metri sul livello del mare e la vallata del Casentino è abbastanza fredda, quindi le escursioni termiche. E quindi le note infatti sono molto interessanti, però sono, vedete, un vino di non di montagna, ma comunque non esagerate, corposissime, fruttate, molto, una certa eleganza proprio ai profumi. Questo è nato dalla selezione che facciamo in vigna, diciamo, vengono selezionate circa 10 quintali ettaro di uva. Guarda, questo è pericoloso. Ma è incredibile, tutto davvero. Altura, Casentino. No, tutto insieme me le diceste. Tutto insieme, tutto. Allora, il Casentino, che non tutti sanno se fa il buon vino. Questa l'avevo già detta prima, però mi veniva bene, la ripeto. Poi, autoctono. Biodinamica, tutto. Conversione. Biodinamico. Trigono. Cioè. No, se proprio vuoi, bevilo. Però dice, no, a questo punto. Poi c'è. Ti faccio riavere ci poi provo, un po'. Ci provo, guarda. Senti qui. Qui sono proprio sensazioni di terreno, terra, natura. Beh, cioè, effettivamente, dai, poi se ti vuoi riprendere un po', dai, la zona è la stessa, ma c'è un po' di Merlot, perlomeno dovresti, vediamo, vedi, se la biodinamica aiuta anche il Merlot. Ma senti, ragazzi, no, vedi, lo dice giustamente, accontentiamoci tutti. Beh, un'altra cosa. Devo dire, qui ci siamo, cioè, vedi, è un Merlot che casentineggia, oserei dire, no? Cioè, che se questo sentiamo non l'aveva il territorio. Ancora detto nessuno, in effetti. Però, non l'aveva ancora detto effettivamente, nessuno. È un Cabernet che è un Merlot che non si slarga troppo, non esagera con i profumi, rimane nel suo. Ma il Merlot era di sinistra o di destra? Il Merlot era di sinistra, ah, era roba tua, roba tua. Era mia. Bene, grazie Marco, grazie.